Nemmeno mio papà, che ha 80 passa anni, si ricorda di una situazione così difficile, dove ha portato appunto una modifica nelle abitudini di tutti, ma soprattutto anche nel reparto lavorativo. Abbiamo modificato, accertandoci che tutti i dipendenti fossero consapevoli del pericolo, quindi abbiamo insistito all'inizio per far adottare i vari dispositivi di protezione, che sicuramente hanno cominciato all'inizio a dar fastidio, ma più consapevolmente sono diventati un utile sistema di protezione. Quindi abbiamo modificato un po' tutto. Il comparto agroalimentare non si è mai fermato, così anche l'acciaia Leonardi, ma come è cambiato però il mercato? Diciamo che è cambiato moltissimo il mercato, in quanto noi serviamo negozi alimentari, ristoranti, enoteche, gastronomie che sono legate anche al settore turistico, quindi questo mercato nazionale purtroppo è venuto a mancare, mentre sul fronte estero siamo riusciti a mantenere comunque invariate le forniture e ci sono ancora le richieste. Siamo una di quelle aziende che ci riteniamo estremamente fortunati, in quanto riusciamo ancora ad operare e accontentare quei clienti che sono rimasti operativi. Acciaia Leonardi non dimentica chi è in prima linea: medici, infermieri, operatori. È successo anche in occasione delle recenti festività pasquali. Sicuramente non ci siamo dimenticati degli operatori sanitari e di tutti i volontari, in quanto sono in prima linea, e mi rendo conto che noi, stando comunque riparati e comunque nelle nostre case, siamo fortunati, anche se lavoriamo meno rispetto a questi grandi volontari che sono un po' i nostri angeli custodi, che stanno facendo il massimo. Quindi abbiamo pensato, nell'occasione di Pasqua, di omaggiarli di una serie di colombe all'aceto balsamico di Modena, che sono un po' una delle nostre specialità di questo periodo, sperando di sollevarli un attimo e fargli appunto apprezzare la Pasqua, anche se in situazione veramente di estrema emergenza. E siamo sicuri che comunque gli italiani, come sempre, con la loro operosità, la loro forza d'animo, rimboccandosi le maniche al termine di questa epidemia, che di conseguenza creerà una grande crisi, ci risolleveremo, ritorneremo ad essere il grande popolo che ha sempre fatto cose meravigliose.